Prima il dolore, adesso la rabbia. Gli studenti delle scuole che gravitano su Via Mai, Lussana, il Secco Suardo, il Vittorio Emanuele, chiedono che l'amministrazione comunale mantenga le promesse fatte e risolva il problema della pericolosità dell'incrocio con Via Foro Boario, incrocio nel quale persero la vita in un incidente in scooter a fine dicembre Valentina Mitro, 17enne del Secco Suardo, e Pancrazio Calì, 19enne del Galli. Questa mattina in 300 hanno tenuto un presidio per protestare contro il mancato inizio dei lavori di messa in sicurezza della via, arteria frequentata ogni mattina da 3.000 studenti. Non possiamo aspettare settembre, perché a settembre questi ragazzi si dimentichino di quello che l'amministrazione ha promesso. Perché settembre? Perché non giugno? Non luglio? Perché settembre? E perché non domani? Io vengo spesso qui, porto i fiori, porto le fotografie, le vedo le cose che stanno succedendo. Quando questi ragazzi escono sono al pericolo continuamente. In ogni momento ci può essere il disastro, come è successo ai nostri bambini. In un primo momento l'amministrazione aveva parlato di Pasqua come data per risolvere il problema. I lavori sono stati poi spostati in estate. A partire dall'incrocio con le vie Andrea Fantoni e Martiri di Cefalonia, Via Mai sarà completamente a senso unico in direzione di Viale Papa Giovanni XXIII. Le corsie diventeranno tre, a cui si aggiungerà una pista ciclabile lungo il marciapiede che fiancheggia il liceo Lussana, diretta alla stazione autolinee. Sarà invertito anche il senso unico di Via Clara Maffei, da cui non ci si potrà più immettere in Via Mai, e verrà spostato l'attraversamento pedonale con Via Foro Boario per renderlo più visibile. Gli studenti, però, preoccupati, chiedono che non ci siano altri ritardi. Adesso chiediamo che si facciano questi lavori, perché tutti i giorni ci sono soprattutto studenti, ma anche adulti, che rischiano su questa strada, perché questa strada è veramente pericolosa. Chiediamo al Comune di fare qualcosa. Siamo qua a manifestare perché siamo stanchi di essere presi in giro dopo promesse da parte della amministrazioni mai rispettate. Quello che noi chiediamo oggi è un intervento che non sia più rimandato. Noi vogliamo vedere degli atti concreti.